Finalmente ho ritrovato i miei occhiali, signori. Mia sorella me li aveva rubati. E non puoi dire di no perché me li hai rubati, stronza. Eh? Cos'è, adesso che stai per fare 18 anni, che cosa pensi di poterti permettere di rubare i miei occhiali? Ritrovati nel mio canale, oggi sono qui di nuovo in un vlog e sono qua contentissimo, ragazzi, di fare questo video perché sarà un video molto importante e aprite bene le orecchie. Praticamente, come vedete dal titolo, che cosa è successo Gabbo? Hashtag febbraio 2016. Praticamente io, in questa serie qua che farò ogni mese praticamente, la scorso episodio è andato anche molto bene, sono arrivato più o meno a 30.000 like, perciò ragazzi, torniamo a raggiungere i 30.000 like e fatemi sapere con un bel commento che cosa vorreste vedere a marzo, ovvero come serie principale del canale. Ma già ho un piccolo spoiler da darvi, che forse tanto spoiler non è perché non so quando farò uscire questo video, forse oggi, non lo so. Praticamente qua è un riassunto di tutto quello che ho fatto a febbraio. Febbraio è stato un mese da 29 giorni, quindi ci sono anche meno cose da dire, ma ci sono tantissime cose importanti da dirvi perché sono successe tante cose. Ma che cos'è che serve principalmente questa serie? Questa serie serve principalmente per farvi capire come vive YouTube uno youtuber, cioè in questo caso come vivo io YouTube, perché le esperienze sono diverse. Allora, partiamo subito dal primo video che ho fatto il primo febbraio 2016, che è stata la mappa Skyjack, che praticamente io vi ho di Black Ops 3. Praticamente io sono andato a Londra assieme a Ron e ho fatto dei piccoli live, ed è stata la prima, praticamente il primo video di febbraio ad essere pubblicato alle 19, e mentre il 2 febbraio è stato pubblicato il primo minigames che ho fatto assieme a Ron, Lama e Velox, che questa settimana mi piacerebbe tantissimo riportarvi, signori, e anche soprattutto questo mese. Infatti fate lo sapere con un bel commento, ragazzi, se vorreste ancora vedere Re della Collina assieme a quegli altri tre bomberissimi, con magari qualche aggiunto di qualche youtuber, e soprattutto dei consigli su cosa fare come minigame su Black Ops 3. C'è stato anche il finale di una grandissima serie che ho portato nel mio canale, che sicuramente ha fatto la storia del mio canale, ovvero Life is Strange. Life is Strange è stato un let's play che non è stato ai livelli né di The Last of Us né di Until Dawn, ma comunque sia è sicuramente da mettere nella top 5 dei miei let's play. Faceva più o meno 80.000 visite a video, però avevo un grandissimo coinvolgimento delle persone, appunto, che mi seguivano, perché sono stato comunque in grado di coinvolgere le persone, anche se devo dire la verità, quel gioco lì non ho giocato a pieno delle mie forze, diciamo, o delle mie capacità. Finito appunto questo let's play, mi sono tornato a cimentarmi su COD e ho fatto il primo vi spacco tutti, diciamo, di COD. È proprio stato proprio un video così alla rinfusa, però mi ha fatto le mie 115.000 visualizzazioni, sono tantissime, ragazzi. Io, fate conto che io ho 830.000 iscritti. Voi penserete benissimo, Gabbo, ma con 830.000 iscritti hai pochissime visite, 100.000 video sono pochissime. No, non sono pochissime, ragazzi. Paki, cosa fai? Fila! Contando che queste iscrizioni le ho fatte praticamente in 5 anni, ovviamente c'è, cioè, chi si è iscritto magari 5 anni fa al mio canale, che fa parte comunque di queste 800.000 persone, non mi segue più. Io ho tanta gente che ho incontrato in giro per Modena o per i posti in cui ho visitato, che sono stato, che mi è capitato di incontrare dei fan che fuori Modena, ok? Mi hanno comunque detto, Gabbo, ti seguivo tantissimo, adesso non ho più tanto tempo perché lavoro. Perché se voi ci pensate, io, essendo che sono 5 anni su YouTube, ho sempre avuto una crescita, come si dice, omogenea, cioè spalmata nel tempo, sempre dritta, che sta più o meno sulle 20.000 iscrizioni al mese, è normale che la gente, cioè, si iscrive, però dopo fa passare, cioè nel senso si stanca, oppure non è che si stanca, magari ha altre cose da fare, altri interessi, lavora, studia, ed è normale che poi per YouTube non ha più tempo per seguirlo. E fondamentalmente questo è una cosa che ho io, perché comunque, che abbiamo più o meno un po' tutti quelli di Me La Godo, abbiamo un pubblico molto più adulto rispetto alla nuova generazione, ai nuovi YouTuber che hanno comunque un seguito più elevato del nostro. Passiamo invece ad In Segreto, che ragazzi, In Segreto non so per quale motivo vi piace veramente tantissimo, che è praticamente il secondo episodio, Segreti Imbarazzanti, ha fatto la bellezza di 150.000 visite. Sotto un certo aspetto mi viene da dire cazzo, cioè che palle, tra virgolette, perché comunque In Segreto non è che mi piace tantissimo registrarvi, vi dico la verità, però è una serie che piace molto
agli iscritti. Io mi diverto, perché poi comunque a registrarlo mi diverto, ma editarlo un po', perché ci sono tante fasi di un youtuber per la pubblicazione di un video, ce ne sono tante che magari, non so, magari a FIFA, visto che sono anni che lo porto, registrarlo non mi piace, ma editarlo, ragazzi, è una palla. Anche se il cagnaccio Suarez fa amicizia con Pachi è stato un video che mi sono divertito tantissimo a montarlo, però mi ha fatto pochissime visualizzazioni rispetto a tutte le altre, che comunque ne hanno tantissime, e quindi diciamo che anche lì un po' sono rimasto, come dire, faccio un video di COD che magari un Rotoscale Runner mi fa 200.000 visite e sono tantissime per un video editato pochissimo, fondamentalmente è un video comunque straeditato e me ne fa la metà, però comunque i like ci sono, 18.000 sono tantissime. Rendetevi conto, ragazzi, che io faccio questa serie basandomi sui numeri che faccio per farvi anche capire quello che noi vediamo. Cioè, io non ho problemi a dirvi cazzo, 100.000 visite a sto video, me l'aspettavo di più, perché è proprio, cioè, io penso che fra me e voi si sia creato un rapporto proprio diretto, nel senso non ho problemi a sfogarmi su cose. Poi ovvio che sono più esposto a critiche, però se dal momento che io mi espongo così, sono anche consapevole del fatto che sono parecchio esposto a queste critiche. Però ragazzi, ci si fa l'abitudine, cioè se uno vuole fare lo youtuber, ragazzi, deve ricordarsi bene che ci sono cose belle e cose brutte. Le cose brutte sono le persone che ti possono giudicare male non conoscendoti e tante altre cose che non sto a elencare perché l'ho già fatto in altri miliardi di video. Passiamo al video più bello del mese, ragazzi, che è la Bubble Football Challenge, sfida tra youtubers, speciale 800.000. ragazzi, è stato il video più bello del mese, secondo me, andatevelo a vedere perché è favoloso, mi sono divertito tantissimo, c'eravamo tantissimi youtuber, a partire da Leonardo De Carli, Talia Strikes, Maurizio Valente, la Maragante, poi c'erano i soldi spicci, c'erano tantissimi youtuber e non che non avevo mai ospitato il mio canale, che ho avuto modo di ospitare in questa occasione, e mi sono divertito tantissimo. Però ragazzi, settimana prossima troverete un altro video del genere, sempre per quanto riguarda challenge del calcio, però secondo me non più bello, però più interessante da vedere. Vi aspetto, mi raccomando. Poi io passo momenti, ragazzi, dove mi viene proprio lo schizzo di fare le live su Twitch, quindi mi sono messo a fare delle live su Twitch fallendo, perché comunque la connessione non me lo permette, però sono riuscito, tra virgolette, a ricavarci fuori un video riassunto Mi spoglio in live più nucleare, che vi è piaciuto tantissimo. Infatti spero tantissimo di rifare un video del genere, ragazzi, perché mi diverto tantissimo. Poi Road to Vincere con la palestra è stata una serie che mi è piaciuta davvero tanto, ragazzi, davvero tanto. Anche a me, ho fatto ben 3 video, dove poi l'ho finita, perché 3 video durata, perché tante serie che faccio non sono serie da tantissimi episodi, sono serie piccole, dove poi tendo di più a guardare la quantità dei video, perché non mi piace lasciarvi il canale chiuso per un giorno, ragazzi, è davvero una cosa che odio. Quindi piuttosto faccio delle mini serie dove sono molto semplici, però richiedono tanto tempo di edit e soprattutto mi divertono tantissimo. Non so, ogni tanto ci sono delle cose. Questo video, Ignoranza fra youtubers, speravo andasse un po' meglio, però è stato un video che ci ho messo tanto ad editare, un video che ho fatto così, cioè ho detto cazzo che bella app, facciamoci un video, è venuto fuori un video simpatico. Diciamo che ho fatto 110.000 visite, pensavo di fare un po' di più sinceramente, però non mi lamento, ragazzi, infatti vi ringrazio tantissimo perché il supporto è stato enorme e mi è piaciuto tanto. Poi abbiamo fatto il Road to Nuclear con Ron Lama e Bellox, l'episodio numero 3, e poi c'è stato San Valentino, ragazzi, che è stato un giorno veramente brutto per quanto riguarda YouTube, perché aveva praticamente mandato a puttane tutte le feed del mondo, compreso anche il mio video di San Valentino con la Silvia, che mi ha fatto comunque lo stesso le mie belle 100.000 visualizzazioni. Sono felicissimo. Ho fatto un video semplicissimo con Ron e Dread, dove mi sono divertito un casino. Fatemi sapere se volete altri video del genere, senza webcam, proprio 20 minuti di COD puro. Ho fatto giocare con comandi diversi. A proposito di questo, ragazzi, ho chiuso un accordo con Scaf Gaming, mi raccomando, sotto trovate il link anche per acquistare Scaf Gaming, e col codice Gabo di SQ avete uno sconto del 5%. Tra un po' mi arriverà questa settimana anche il joypad, dove ve lo farò vedere e farò le mie prime partite con lo Scaf. Ho fatto un video col tirapugni che mi è piaciuto tantissimo anche questo. Poi sono arrivato finalmente a livello 100 su Black Ops 3, e per finire, tra virgolette, il mese, ho fatto la nuova serie di Far Cry. Allora, Far Cry, ci sono tante cose da spiegarvi, da dirvi, che sinceramente non mi sono piaciute né da parte vostra né da parte mia, perché Far Cry è stato un gioco strano per il mio canale. È stato un gioco, un let's play, che non è andato male, non è andato bene, è andato normale e ci sta, però è un gioco che mi sono goduto di più giocandolo da solo. E non ho fatto tante missioni significative da solo, ne ho fatte, però mi avete cazziato, giustamente, tra virgolette, perché comunque è giusto, Gabo, se prendi un impegno a fare let's play, devi farlo fatto bene, ci sta. Però io, diciamo che è un let's play che io ho fatto
fatto volentieri da solo e tornassi indietro non lo farei, ragazzi, non lo farei sinceramente, perché è stato molto impegnativo. Poi c'è la mia app, ho fatto un video sulla mia app ufficiale, la mia app ufficiale Gabby di Square, ufficiale, scaricabile solo da App Store, e praticamente mi tiene aggiornato su tutte le notifiche dei miei video, perché siccome se YouTube, come si dice, se Maometto non va alla montagna, sarà la montagna andrà a Maometto, ok, una roba simile, non mi ricordo come si chiama. Vabbè. Open Impact su Black Ops 3, signori, altro video pazzesco dove ho trovato grandi cose. E vi dico già subito che il 3 marzo ci sarà un altro mega Open Impact sul mio canale da andare assolutamente a vedere, ragazzi, perché sennò vi ammazzo di botte. Ho fatto un video con la spada, Samurai Gabo, che vi è piaciuto un casino. Ho finito il Road to Vincere con la balestra. Indovina lo youtuber fatto col mio amico Robby DC, che è un mio amico che sono praticamente 4 anni che lui fa video, cioè mi segue su YouTube e segue YouTube in generale. Non ha mai avuto modo di fare YouTube perché appunto servono i soldi per l'attrezzatura e serve soprattutto il tempo. Ora che ha trovato tempo, comunque si è aperto un canale YouTube che potrete trovare nella mia subbox, è proprio nel mio canale principale Robby DC. Se volete andarvi a scrivere, ragazzi, lui fa principalmente chat roulette, Clash of Clans, e poi si amplierà col tempo un po' gestendo. Adesso mi ucciderà perché non vuole che lo sponsorizzi, però sti cazzi, sei mio amico bomber, lo faccio. Ho dato il via a una nuova serie, The Comeback, recuperare 10 kill in tutti contro tutti. Praticamente è una serie che mi è venuta in mente così, poi mi avete scritto che lo fa già un altro youtuber. Sono andato a sbirciare questa rata di youtuber qua e praticamente mi è venuto in mente di fare un video che ha fatto lui più la sua ragazza, 317 kill in 300 secondi. Non vi sto a spiegare nulla, che vi ho ricordato, quello a vedere, era una challenge che vi ho creato, che vi ho fatto, che ho accettato e di conseguenza ho ribattuto con la bellezza di 145.000 visite in meno di 48 ore. Infatti sono felicissimo. Ho fatto anche un altro video di Rainbow Six con Ron, Velox, Gabbo e Zampe, senza Gabbo perché sono io, però diciamo che è andato bene anche quello. Sono contento di Rainbow, un gioco molto di nicchia che però fa tante visite e mi diverto, soprattutto questa è la cosa più importante. Ragazzi, questo video praticamente serve per spiegarvi bene quello che noi youtuber pensiamo, se una cosa va bene o una cosa va male. Ho fatto 20.000 iscritti questo mese e sono tanti, ragazzi, perché sono tanti per il mio canale, per quello che porto, perché è un canale molto particolare mio, voi non me ne rendete conto, ma è molto particolare. Però voglio ampliarmi. Questo mese di marzo ci saranno molti vlog, vi tornerò a fare vlog sul fumo perché c'è stata una novità, quindi voglio un attimino mettere in chiaro alcune cose. C'è stata una novità, poi nessuna novità, però mi piacerebbe fare un video su quello del fumo e soprattutto farò dei vlog particolari che vedrete nel corso di questi giorni, che susciterà magari molte offese, però non vi preoccupate, ragazzi, che non è nulla di che, però susciterà molte offese nei miei riguardi, ma poi lo capirete. Ci sarà un let's play della Madonna, ovvero Heavy Rain HD, ragazzi, che partirà forse domani, se questo video riesco a pubblicarlo direttamente il 1 marzo. E quindi, ragazzi, mi raccomando, restate sintonizzati, collegati sul mio canale. Ci vediamo con un prossimo video domani, o spero, farò intanto un bambino domani, o spero anche oggi alle 18, ma la vedo durissima, con il primo episodio di Heavy Rain. Tornerà Call of Duty, quindi 2 video al giorno, tanta roba, signori. Qui da Gabby di Square tutto, lasciate un mi piace, un commento. Ci vediamo in un prossimo video. Bella, ragazzi.